Lo sposalizio della Vergine è un dipinto di Raffaello Sanzio del 1504. È ora conservato nella Pinacoteca di Brera a Milano. L'opera venne commissionata dalla famiglia Albizzini per la Cappella di San Giuseppe nella chiesa di San Francesco a Città di Castello. La scena mostra in primo piano lo sposalizio di Maria e Giuseppe. Al lato di Maria vediamo 5 donne, mentre a quello di Giuseppe 5 uomini. La semplicità della composizione non deve ingannare, in quanto l'opera presenta una certa complessità simbolica. Secondo i Vangeli apocrifi, Maria era cresciuta nel Tempio di Gerusalemme, dove era stata istruita insieme ad altre giovani come lei, e quando fu giunta in età da matrimonio, i sacerdoti del Tempio, dopo aver pregato Dio per mostrare un segno, diedero a ognuno dei pretendenti un ramo secco. L'unico che fiorì fu quello di Giuseppe, che fu così scelto, dopo il segno divino, come sposo di Maria. Sul fondo vediamo una piazza lastricata, al termine della quale si trova un edificio a pianta centrale al culmine di una gradinata. Sull'architrave si trova la firma dell'artista e la data. Giuseppe offre un anello a Maria. Il colore giallo allude sia alla sua condizione ebraica, sia rappresenta il cambiamento epocale che sta avvenendo in quel momento nella sua vita. Ha la fisionomia di un uomo maturo. Con la sinistra regge un ramoscello fiorito. La Vergine appare molto giovane. Secondo i Vangeli apocrifi ha 14 anni. Indossa un velo su un abito rosso bordato di blu e un mantello blu. Il rosso rappresenta la sua umanità, il blu la divinità che l'ha accolta e trasformata. La scena si trova in un ambiente in cui predominano rapporti geometrici ordinati, simbolo della struttura universale armonica e della perfezione divina. I piedi scalzi di Giuseppe sono un simbolo della sua umiltà, creatura umana destinata a custodire, proteggere ed educare Dio fatto uomo. L'edificio sacro, che ricorda il tempietto di San Pietro in Montorio, è icona del Tempio di Gerusalemme, ma simboleggia la chiesa in cui Cristo, non ancora nato, ma già concepito per opera dello Spirito Santo, presente quindi nella scena, sia pure nascosto nel ventre di Maria, sarà fondatore. Sul portale aperto convergono tutte le linee prospettiche del dipinto, simboleggiando che tutto deriva da Dio e a Dio tutto ritorna. La sua forma, che evoca linee circolari, allude al cerchio, che è simbolo di perfezione, e trasmette l'idea di ordine stabile e definito, entro i cui confini si concretizza un evento, il matrimonio di Maria, che rientra nei progetti di Dio per il bene dell'umanità da Lui tanto amata. Al centro vediamo il sacerdote che li unisce in matrimonio, con la mano di Giuseppe che infila l'anello nel dito di Maria. Giuseppe tiene con sé la verga fiorita. Il gelsomino fiorito sulla verga è simbolo delle caste nozze fra l'anziano, che sarà il suo custode, e la fanciulla sempre vergine che diverrà madre, come allude il gesto della mano della donna dietro di lei che si tocca il ventre gonfio.
La sua presenza simboleggia il destino di Maria, che ha accettato di dare alla luce il Figlio di Dio e che in quel preciso momento lo sta accogliendo nel suo tiepido ventre. Interessante il particolare del canovaccio bianco arrotolato e frangiato che rimanda al tallit, mantello di preghiera ebraico, e ai tzitzit, le frange ornamentali con profondo valore simbolico di memento dei precetti divini. Uno fra i pretendenti, come da iconografia, esprime la sua rabbia e delusione spezzando la sua verga con il ginocchio, che, non avendo fiorito, non gli ha permesso di sposare la ragazza. La valenza simbolica di queste verghe, di questi bastoni, è molto forte. L'episodio della fioritura delle verghe fu trattato nella Bibbia quando i rappresentanti delle 12 tribù di Israele avevano mormorato contro Mosè e gettato in discredito il sacerdozio di Aaron. Portarono quindi un bastone nel tempio con inciso il nome di ciascuno. Fiorì solo quello di Aaron, e questo fu il segno che la grazia di Dio era su di lui e che il suo sacerdozio era benedetto da Dio. Quindi il bastone su cui fioriscono i tre gelsomini non è solo segno della castità di Giuseppe, ma anche della fedeltà di Dio a una storia d'amore con il suo popolo. Il bastone è anche attributo del pastore che cura, protegge e guida il gregge, e il pastorale del vescovo è icona della verga fiorita, prima di Aaron, poi di Giuseppe, e quindi segno certo della guida divina. La donna dietro Maria è vestita di nero, e l'uso di questo colore è una prefigurazione che allude al dolore di Maria per le sofferenze che suo figlio dovrà sopportare. Maria indossa il velo, simbolo delle spose, e nel caso specifico delle sue reali nozze con lo Spirito Santo, che l'ha resa madre, vergine e inviolata. Nelle religioni monoteiste il concetto di coprire la testa con un velo viene associato a quello di sacralità. Coprire la testa significa non subire influenze esterne e rimanere concentrati verso il divino. Le cinque donne insieme a Maria danno origine a sei individui, così come i cinque uomini accanto a Giuseppe. Tutti insieme formano un gruppo di 12 individui. Il numero 12 ha profondo valore simbolico. La 12ª lettera dell'alfabeto ebraico è Lamed e ha come significato amore, condizione che ci conduce a comprendere il fondamento stesso della creazione. Il 12 simboleggia la ricomposizione della pienezza primordiale. Tale numero rappresenta anche i mesi, quindi il tempo. 12 erano gli apostoli, le tribù di Israele. 12 rimanda alle 12 costellazioni relative ai 12 segni dello zodiaco, quindi intendendo, oltre al concetto di tempo, anche quello di spazio. Il portale del Tempio aperto è simbolo dell'accoglienza da parte della Chiesa nei confronti di tutti gli uomini di buona volontà. Il fatto che attraverso esso si intraveda il cielo è simbolo che la Chiesa rappresenta il collegamento privilegiato fra il regno di Dio e gli uomini e che attraverso essa si trova la salvezza, non altrimenti. La scena rappresenta quindi il momento in cui si forma la Sacra Famiglia di Nazareth, nido di amore e comprensione che il Creatore dell'universo ha scelto per sé per permettere la crescita sana, sia fisica che spirituale, dell'uomo che aveva deciso di diventare, assicurandosi un'infanzia felice e una formazione armoniosa in seno a una famiglia umana, con un padre e una madre che lo amassero, custodissero ed educassero,
è immagine riflessa dell'amore esistente fra le tre persone della Trinità divina qui sulla Terra.